lettera da lontano, lettera da seguire le parole con l'indice di una mano, lettera scritta fuori dai denti, lettera senza firma, lettera con pochi argomenti, lettera dal carcere, lettera scritta da un minore, lettera che non capisci se sei tu che non vivi o se è lui che non muore. Lettera da un cantante, lettera profumata come quella di una vecchia amante, lettera che ti penso, lettera che più che la guardo e più mi sembra senza senso. Lettera che sembra una canzone d'amore, lettera con troppi diesis e pochissimo cuore, lettera per Silvia Baraldini, non servirà a niente, ma almeno saprà che le siamo vicini. Lettera per chi ha solo rimorsi, lettera da leggere a voce alta, ma piccoli sorsi, lettera piena di guai, lettera per chi era in guerra e di lettere non ne riceveva mai. Lettera per mio figlio che mi ha guardato cantare come fossi io il figlio. Lettera per mia moglie che non ha avuto un marito, ha avuto solo le doglie. Lettera che ha vissuto tutta la vita accompagnato dalla miseria, dalla dignità, dalle sue morti, dalle sue emozioni. Lettera che ha visto sparire insieme al sole, poco per volta, tutte le sue illusioni. Lettera che si rifiuta di accettare comici, musicanti, poeti, medicastri, cantori di canzoni. Lettera per il mio pianoforte, che è l'unico a non avermi mai fatto uscire con le ossa rotte. Lettera per il tempo, che a 20 anni non lo sai, ma corre via come il vento. Lettera per Vasco Rossi, mi piace sentirgli dire che oggi è spento. Lettera a chi ha avuto il coraggio di sfidare assassini, bugiardi, solo mezzi imbroglioni. Lettera consegnata da Enzo Iannacci a tutta la gentile, normale, ipocrita massa di rompicoglioni.
fuori dai denti, lettera senza firma, lettera con pochi pochissimi argomenti.